Quello che è rilevante in questa vicenda è, non è soltanto il fatto che ci sia stato, perlomeno è rilevantissimo il fatto che l'esercito israeliano abbia sparato per uccidere contro una persona che stava assolutamente manifestando in modo pacifico e non stava causando nessun pericolo, nessun danno. Né ai soldati che erano lì presenti, né in generale allo Stato di Israele, a meno che non si consideri che esprimere la propria opinione e protestare contro il regime di apartheid vigente in Israele sia un grosso danno per Israele stesso. Il punto è che noi riteniamo che ci sia da parte dell'autorità giudiziaria italiana il potere di fare indagini su questa cosa e anche, se possibile, di arrivare a un processo contro l'autore materiale. Parlavamo di mostruosità giuridica perché in realtà lì sono 60 anni, 70 anni che vige questa occupazione militare che è assolutamente contraria a tutte le norme di diritto internazionale. Per questo noi pensiamo che quanto è stato commesso costituisca una fattispecie di crimine di guerra e di crimine contro l'umanità. E questo, se questa tesi, se questa idea fosse accettata dalla nostra giustizia, apre la strada alla possibilità di investigare, fare indagini e anche di processare gli autori materiali perché ci troviamo nella condizione quella che si definisce giurisdizione universale, nel senso che la nostra autorità giudiziaria, in caso di crimini contro l'umanità, di crimini di guerra, ha la possibilità di intervenire contro cittadini stranieri per qualsiasi tipo di reato compiuto con violazione delle norme internazionali e quindi, ripeto, crimini di guerra o crimini contro l'umanità. Ci sono quotidianamente episodi di violenza commesse dalle forze armate israeliane, quasi quotidianamente ci sono persone che vengono uccise dall'esercito israeliano e non si tratta di terroristi, non si tratta di persone che stanno compiendo chissà quali azioni. Di tutte questi processi che vengono intentati e che sono tutti davanti al tribunale militare, forse lo 0,5% arriva a processo, insomma, non c'è ovviamente una totale impunità per questi soggetti. Quindi io lo so che c'è questo procedimento, siamo in contatto con gli avvocati israeliani che conosciamo molto bene, però siamo anche coscienti che si tratta di una via molto difficile per i motivi che ho detto. Anche se non vedo come si possa, anche dal loro punto di vista, non vedo come si possa parlare di qualsiasi azione di ordine pubblico, posto che, ripeto, la cosa discriminante, la cosa importante è che il proiettile che è stato sparato era un proiettile vero, un proiettile d'acciaio che quindi in condizioni normali poteva uccidere. Anche i proiettili di gomma possono uccidere, ma in condizioni un po' diverse, mentre cioè per motivi diciamo un po' imprevedibili, mentre invece un proiettile d'acciaio è un proiettile vero, diciamo, è fatto per uccidere, insomma. Quindi io voglio sperare che, anche se non ho questa grande fiducia, perché purtroppo conosco qual è la situazione e qual è la legge vigente da quelle parti e quindi temo che non si possa essere molto fiduciosi sugli sviluppi. Certamente, certamente si è trattato anche dal loro punto di vista di un reato molto grave, perché anche lì è sempre tentato omicidio. Quindi, se ci fosse una giustizia in Israele, chi è responsabile di questo atto dovrebbe essere portato a giudizio e condannato. È una situazione assolutamente fuori dai canoni della legalità internazionale, insomma, perché non soltanto
modi di attuazione della sovranità israeliana sono contrari all'ordinamento internazionale, ma vi è proprio una totale impunità che favorisce chi commette questi crimini. Insomma, quindi è importante che noi si faccia questa azione in Italia. È importante, e questo sarà, diciamo, il nostro impegno futuro, che il nostro governo segua e dia un sostegno a questo processo o comunque a queste indagini che ci saranno, perché non è ammissibile che dei cittadini italiani che vanno lì per compiere un'opera di pace vengano sottoposti a questo trattamento e debbano rischiare la vita per la libertà e l'indipendenza della Palestina.